Buongiorno a tutti utenti di eltecnoblog.com. Vi è mai capitato di essere svegliati da qualcuno che vi chiamava mentre stavate, ad esempio, facendo un pisolino nel bel mezzo della notte? Probabilmente sì. In questo video scopriremo come fare a meno e aggirare questo problema. Utilizzeremo la funzione non disturbare. Quindi, per prima cosa, andiamo su impostazioni. A questo punto andiamo su non disturbare. In questo momento possiamo attivare, come vedete nel menu di destra, diverse opzioni. Quindi la prima è non disturbare. Attivando questo pulsante si attiverà in questo preciso momento. Quindi attiviamo e sopra apparirà una piccola luna. Potete vederlo, è la terza icona che appare in alto. Quindi togliamo questo flag perché non ci interessa adesso, ma ci interessa che si attivi ad una determinata ora del giorno. Quindi clicchiamo su Programmato e qua possiamo inserire la data di inizio e la data di fine. Quindi ad esempio inseriamo alle 21 e la data di fine poniamo le ore 9. In questo modo tutte le notifiche, tutte le chiamate, tutti i messaggi verranno silenziati. In questo modo quindi nessuno potrà disturbarti. In modalità silenziosa possiamo metterlo sempre oppure mentre iPad è bloccato. Chiaramente se iPad è sbloccato e vogliamo ricevere notifiche dovremo cliccare sulla seconda opzione, nel caso contrario cliccheremo sulla prima. Interessante poi questa seconda opzione, consenti chiamate da. In questo caso è possibile scegliere tutti o nessuno. Ci sarebbe una terza opzione nel caso in cui abbiamo una lista preferiti creata nella sezione contatti e in questo caso è possibile selezionare o nessuno, quindi in chiunque ci chiamerà non verrà notificato, o meglio, non verrà notificata e mostrato l'avviso della suoneria. In questo caso quindi è possibile selezionare tutti, ma in questo caso non avrebbe alcun senso e nel terzo caso, quando abbiamo la lista preferiti, potremo selezionare preferiti e in quest'ultimo caso quindi con non disturbare abilitato consenti tutte le chiamate FaceTime in entrata, selezionando tutte. Nel caso invece in cui selezioniamo preferiti, ci squillerà il cellulare con le chiamate in entrata solo dei preferiti e in questo caso la funzione è molto utile. Per esempio, nostra moglie vuole chiamarci, oppure il nostro figlio vuole chiamarci, oppure un parente stretto e in questo caso se dobbiamo essere 24 ore su 24 attivi e quindi rispondere a questa chiamata, il non disturbare per questi determinati contatti non varrà, quindi solo per i contatti preferiti. Ultimo, chiamate ripetute. In questo caso, chiaramente qua si tratta di iPad e quindi non abbiamo telefono, quando l'opzione abilitata, la seconda chiamata FaceTime della stessa persona nell'arco di 3 minuti non sarà in modalità silenziosa. Importante flaggare questa opzione, quindi nel caso in cui un contatto nel giro di 3 minuti faccia due volte la chiamata, in questo caso la terza chiamata verrà resa normale, quindi non silenziata. Questo è tutto. Bene, anche questa l'abbiamo fatta. Se ti è piaciuto il video, lascia un bel like e soprattutto iscriviti al canale per vedere le altre guide tecnologiche e le novità in campo tecnologico. A presto da eltecnoblog.com. Vi ricordo che trovate la guida completa che spiega passo passo come fare nel link in descrizione. Al prossimo video.